Ciao a tutti ragazzi, scusate la faccia un po' distrutta, ma è presto, un po' troppo per i miei gusti. Sto andando al punto d'incontro con il tour organizzato che ho prenotato per andare sia alle Blue Mountains che alle Jenolan Caves. Probabilmente voi vedrete prima le Jenolan Caves, che è la prima tappa, e poi le Blue Mountains in un video separato. Perché ho scelto un tour? Per il semplice fatto che mentre le Blue Mountains sono raggiungibili anche con il treno, quindi con i mezzi, perché si arriva fino a Katoomba, le Jenolan Caves che volevo visitare non sono raggiungibili, a meno che non si abbia un mezzo proprio che io non possiedo, e quindi ho preferito spendere un po' di più e fare un tour in maniera tale appunto da fare entrambe le cose in una giornata unica. In descrizione vi lascio il link al tour che ho fatto io. Poi se volete potete, ce ne sono tanti che partono dal centro di Sydney e che appunto portano principalmente alle Blue Mountains ma anche alle Jenolan Caves, quindi ci vediamo alle Jenolan Caves tra pochissimo. Ok ragazzi, siamo arrivati alle grotte, qui alle mie spalle c'è l'entrata, ma adesso volevo scendere un pochino perché vi spiego cosa andrò a vedere. Intanto vi dico che le Jenolan Caves sono una serie di 300 grotte, composte, sono 300 grotte calcaree, che si aprono sui monti che circondano Katoomba. Non siamo proprio vicinissimi a Katoomba perché siamo a circa 70-80 km. Soltanto 11 sono aperte al pubblico e ci sono una serie di punti caratteristici che comunque vi farò vedere poi in video. E adesso appunto sto scendendo un attimino da questa parte perché c'è un bel punto con l'acqua che esce dalle grotte e c'è l'acqua proprio turchese e vi faccio vedere. Poi ci vediamo all'interno delle grotte.
che assolutamente ne vale la pena venire qui. Comunque sia, approvato, il tour è di 1 ora e mezza, quello all'interno delle Lucas Caves, che ho fatto io. Vi ricordo che in descrizione avete il link a tutti i miei social, in modo tale da seguirmi in diretta nella mia avventura. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, potete anche condividerlo con i vostri amici e magari commentare se avete qualche curiosità in più. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!